Cosa sono queste gambe da pollo? Dai, su. Ora che ci penso, la mia lista di buoni propositi potrebbe continuare all'infinito. In edizione extra super limitata. La baia dei mates sudata di Stepney. Povero scemo. Io ve la butto lì, 50.000 mi piace e facciamo un video degli allenamenti dei mates in palestra. Ciao. Ovviamente senza di me. Sarebbe bello farvi vedere ogni volta che registro un video le lotte che faccio con i miei capelli, che sono assurde. Ed è per questo che fortunatamente hanno inventato i cappelli. Bene ragazzi, questo è Epmi e bentornati in questo nuovissimo video vlog. E starete pensando, questo si è alzato oggi e voleva fare un video vlog. Ma va, ma vi pare? Che caspita faccio oggi? Potrei tirare questo dado, se esce un numero pari faccio un vlog. Chissà cosa è uscito. Il numero 4. Ogni anno, quando si raggiunge la soglia degli ultimi giorni di dicembre, le persone impazziscono e iniziano a farsi buoni propositi per l'anno successivo. In realtà, alla fine dei conti, quanti di questi buoni propositi vengono davvero portati a termine? C'è chi dice di studiare di più, c'è chi dice di mettersi a dieta, c'è chi dice di cercarsi un lavoro. I buoni propositi possono essere veramente di tutti i tipi. C'è chi magari si mette in testa di imparare a suonare uno strumento, la tromba, o che ne so, una chitarra, o chi si pone magari di raggiungere degli obiettivi sportivi, ad esempio vincere il campionato. Campioni del mondo, campioni del mondo. Ah, avevo detto campionato, e va bene, il principio è lo stesso. Quasi quasi me la tengo, è veramente figa sta maglia. Insomma, ogni giorno qualcuno si sveglia con un buon proposito. Voi starete pensando, bene Step, hai appena utilizzato il cappello più volte in varie forme. No raga, sono tutti cappelli diversi, perché penso di avere una malattia e poi me ne regalate un bordello. Io ad esempio in questo video voglio dirvi quali sono i miei obiettivi per quest'anno. Non solo quelli magari più importanti, ma anche quelli un po' secondari, obiettivi personali, degli scopi proprio fini a se stessi. L'anno scorso ho ricominciato a collezionare le carte dei Pokémon. Quando ero piccolo ero veramente malatissimo, cioè andavo tutte le settimane in dei negozi proprio specializzati, non solo a comprare e a scambiare le carte, ma anche a giocare, facevo dei tornei a giro per tutta Italia. Ora mi è presa la fissa per i Pokémon e mi sono messo a collezionare in particolare le carte più vecchie. Aspettate che ve le prendo. Ho ad esempio delle carte Shining, che sono queste qua, davvero rare rare rare, e anche le carte Gold Star, ovvero quelle figurine che vi faccio vedere, hanno al fianco al nome questa stellina d'oro che appunto le rende Gold Star e hanno delle artwork veramente stupende. Spesso e volentieri trovare determinati oggetti che si collezionano è più difficile del previsto. Ora in questo caso si sta parlando di carte come di qualsiasi altra cosa. Ragazzi, che ci crediate o meno, io vengo dal futuro. Oh mio Dio, tra l'altro nel futuro stavo pure dormendo. Come faccio a dimostrarvelo? Allora, all'inizio del video parlavo dei buoni propositi di fine anno barra inizio anno nuovo. E siamo il 4 marzo 2017. Uguale. È un caso, è un fortuito caso che lo stesso giorno in cui ho ritrovato sto video nell'hard disk ero vestito nello stesso modo. Visto che stavamo parlando di carte, posso dimostrarvelo considerando che Sasha mi ha restituito il mio album. Guardate. Queste sono le mie vecchie carte, quelle che si era inculato. E in questo tempo ho ritrovato anche il mio vecchio album di quando ero piccolino, che però vi farò vedere in un altro video, perché è veramente molto figo. Per non parlare di questa Kyogre Gold Star, ne ho trovato un'altra, l'ho aggiunta alla mia collezione. Ne mancano sempre meno, ma la strada è sempre lunga. Per questo ho bisogno del vostro aiuto. Se avete le Gold Star da scambiare, scrivetemi un messaggio privato su Instagram. Cosa? Ancora non credete che vengo dal futuro? Come caspita faccio a spiegarvelo? Questo è la dimostrazione perfetta. Avete visto la live di ieri? Ecco, ieri abbiamo presentato il nuovo logo dei Mates. Questo poster ne racconta un po' la storia. Abbiamo lanciato tantissimi progetti e questo in poche parole rappresenta quella che è stata la nostra nascita, con il primo logo che abbiamo avuto all'inizio, con tutti voi che ci avete sempre sostenuto e spinto verso il cielo. E abbiamo creato questa nuova forma scritta di Mates con le stelle sotto in corsivo, che io penso sia una figata assurda, vi giuro, lo adoro. E questo è il nostro logo ufficiale, un quadrifoglio, perché trovare quattro persone con le quali riesci a trovarti così bene è molto difficile. Come in natura trovare un quadrifoglio è difficile, visto che si trovano solo tre fogli, con la stella a quattro punte dietro che riprende appunto le stelle dei Mates con i nostri colori, e la mongolfiera è per puntare sempre più in alto. Qui
Quindi tutti i cappellini che avete visto finora, sbam, rimpiazzati dal nuovo cappellino dei Mates, che è una bomba. Poi abbiamo aperto la pagina Instagram del nuovo profilo dei Mates, che trovate qua sotto in descrizione. Il canale dei Mates, raga, il canale dei Mates, non avete capito male. Se arriveremo a 250.000 iscritti, inizieremo a pubblicare video di gruppo super epici. Anche quello in descrizione, niente, basta. Ma come il mio tempo è finito? Non voglio tornare nel passato. Stavo così bene qua, era tutto molto figo. No, vi prego, vi prego. Ragazzi, deve esserci stato tipo un'interferenza o qualcosa del genere. E sapete cosa? Visto che parlavamo di buoni propositi, devo andare in palestra. Sì, sì, e voi venite con me. E dai, andiamo in palestra. Se vedete dei flash strani è perché il telefono spara flash. Comunque, sono in palestra. Più steso, più bloccato qua. Stringi e fai altre 10. Strette e strette. All'interno, bravo. Più gomiti strettissimi. Stretti, no, gomiti strettissimi. Bra, più stretto così, vai. Più su, più su, più su. Su, A testa alta, Stefano. Gli occhi nella... Hai voluto mangiare 8.000 calorie di hamburger? Ora pedali. Con pedali no. 20.000. Tira. Vabbè, 20.000. Vai, sorri. Cazzo parli. Tu ricaccia i denti della diga. E dai, Guarda il muscolo come si pompa. Enorme su Mariano Di Baio, ti fa una prima. Mariano Di Vano. 1, 2, 2 e mezzo. 2 e 3/4. Devi arrivare a 15. 3. La quindicesima. 3/4. Schiena avanti. 12. Ne mancano 3, Stefano, ne mancano 3. Cosa sono queste gambe da pollo? Dai, su. Il ciuffo più avanti, i gomiti più indietro, quel tatuaggio lo leviamo? Allenamento finito, si torna a casa. Palestra fatta, adesso continua il vlog, promesso. Potrebbe sembrare che noi Mates ci vestiamo con lo stampino, però di queste maglie militari ne ho un bordello, anche perché sono in assoluto le mie preferite. L'essersi iscritto in palestra è un buon proposito che vorrei portare avanti nel lungo termine. Nel senso, non vorrei fermarmi magari tra 2 mesi e dire ok, basta, leviamo la palestra di torno. Assolutamente no, soprattutto per il semplice fatto che avendo una vita molto sedentaria, sto tanto davanti al computer o in treno, in viaggio, in macchina, in pulmino, mi piacerebbe svolgere un'attività fisica proprio a livello personale. L'attività fisica ti stimola magari a dare sempre di più, a spingerti oltre i tuoi limiti. E soprattutto, parlando di salute, fa bene avere un'attività fisica regolare, perché comunque la respirazione è migliore, la circolazione dei vasi sanguigni è migliore, sempre se unito ad una sana e corretta alimentazione. Infatti, per quanto potrete non crederci, perché spesso e volentieri mi vedete mangiare schifezze, cercherò di ridurle almeno possibile, o almeno quando tipo sono in viaggio in America, in Giappone, al di là dell'oceano, non lo so, capiterà sicuramente di mangiare qualcosa di poco salutare. L'importante è sapere alternare il tutto e creare una sorta di equilibrio fra cibo schifezza e cibo buono. Ed è anche per questo che abbiamo comprato un sacco di cose e abbiamo rimesso anche il gas in casa. Basta mangiare sempre cibo confezionato, fa male perché contiene i conservanti, e a lungo termine mangiare troppi conservanti farà sì che il tuo cadavere non si detenga, torneranno all'interno della tomba. Tra 1000 anni sotterreranno i nostri cadaveri e troveranno delle persone completamente intatte perché mangiano troppi conservanti. L'anno scorso per me è stato molto importante, infatti ho affrontato il trasferimento da Firenze a Milano, che ora è praticamente effettivo, infatti mi vedete praticamente sempre qua. Questo mi ha responsabilizzato tantissimo e solo negli ultimi giorni siamo riusciti a finire di montare alcuni mobili, neanche tutti, considerando che il mobile della cucina ancora deve essere finito. E per quale motivo ho parlato di questo argomento? Perché un altro buon proposito potrebbe essere quello di portare a termine tutto ciò che si inizia, della vita normale come sul canale. Devo cercare di non dimenticarmi le cose, vi giuro, c'ho sto vizio assurdo che mi dimentico cose da un momento all'altro, ma anche cose importanti, impegni lavorativi, impegni personali importanti. Un tempo, quando ero più piccolo, io non facevo mai ritardo e questo mi ha portato ad odiare chi fa ritardo, e adesso però faccio anch'io ritardo perché mi ricordo le cose al
all'ultimo e questa cosa non va più bene. Devo assolutamente trovare una soluzione. Voglio trovare il tempo per guardarmi una serie TV intera. Quando ero piccolo magari mi capitava di guardarle insieme a mia sorella, perché le trasmettevano in televisione ad esempio tutti i giovedì e tutti i martedì. Adesso, dopo che ho finito di vedere Breaking Bad tipo 2 anni fa, non ho più rivisto neanche una serie TV. Non fraintendete, magari è capitato di guardare 1 o 2 episodi, però non l'ho più portata fino alla fine. Questa cosa non mi va, perché poi rimani a mezzo di una storia. Ho voglia di viaggiare, assolutamente, di scoprire posti e cose nuove che non abbiamo ancora fatto. Già a marzo probabilmente vedrete dei vlog inerenti a qualche nostra esperienza oltreoceano, e questo è solo un piccolo spoiler che posso darvi. Ora che ci penso, la mia lista di buoni propositi potrebbe continuare all'infinito. Ho tantissime cose da dire. Wow, Wilson ha un buon proposito, ha 500.000 follower su Instagram, si butta al paracadute, ha detto, non ci arriverà mai probabilmente, però lui ha detto che si butta, ovviamente senza di me. Comunque, se non ci credevate, il mobile l'abbiamo montato veramente e la mia cameretta sta finalmente prendendo forma. Insomma, se posso darvi un consiglio, datevi dei buoni propositi a voi stessi, perché comunque sono degli obiettivi da raggiungere, non devono essere necessariamente impossibili, può essere anche un qualcosa di semplice che fate tutti i giorni, tipo ad esempio portare a spasso il tuo cane che sta a Firenze e che ormai gestisce tua nonna da mesi a questa parte. Povero scemo. Sì, purtroppo quella è stata una situazione che mi è sfuggita di mano, perché io ho preso Gordon, il mio cagnolino, quando ancora la mia vita non era così frenetica, non andavamo tantissimo a giro, capitavano le fiere, gli eventi, ma ero principalmente a casa. Ora come ora è decisamente un problema, ma per fortuna ci sono i miei nonni, che ringrazierò per sempre. Ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Magari, se vi va, facciamo anche un video sulla palestra, un video interamente dedicato al nostro allenamento e quindi non solo degli spezzoni pesi a caso. Spero che vi sia piaciuto, se è stato, spolliciate, commentate, condividete, che il canale non ci vediamo al prossimo video. Sapere tutto. Assurdo, no? Alla fine ho finito il video con il cappello in testa. Un altro buon proposito sarebbe avere i capelli in ordine, ma non ce la faremo mai.